Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Sempre nello spirito di libertà, vuole può tornare, però adesso facciamo un po' di lettura spirituale commentata con un po' di exploit dei pastorelli, come i pastorelli hanno recepito il messaggio ricevuto prima dall'angelo e poi dalla Madonna e si sono santificati. Trovate tutto quanto nelle memorie di Maria, io leggerò alcuni brani scelti. Poteva esserci luogo più adatto di questo per fare questa cosa. Questa è la chiesa dove sono stati battezzati e dove Francesco, San Francesco, perché parli bene. Carlo, qui si va subito sul pesante, ma ve lo dico subito. Allora, passati alcuni giorni, andavamo con le nostre pecorelle per un sentiero sul quale trovai un pezzo di corda di un carro. La raccolsi e giocandola notai un braccio, ti parla è Lucia chiaramente, non tardai ad accorgermi che la corda faceva male. Dissi allora ai miei cugini, guardate, questa fa male, potremmo legarla alla vita e offrire a Dio questo sacrificio. Ricordate il particolare della corda, perché poi in un'apparizione la Madonna parlerà di questa corda. Quei poveri bambini accettarono prontamente la mia idea e subito la dividemmo fra noi tre. Il nostro coltello fu lo spigolo di una pietra battuta su un'altra. Sia per la grossezza e l'asprezza della corda, sia perché a volte la stringevamo troppo, questo strumento talora ci faceva soffrire orribilmente. Giacinta qualche volta lasciava cadere alcune lacrime per il dolore che la corda le causava e quando io suggerivo di toglierla, gli rispondeva «No, voglio offrire questo sacrificio al Signore in riparazione e per la conversione dei peccatori». Un'altra volta giocavamo con le erbe, certe erbe con le quali, stringendole nelle mani, si produce un piccolo scoppio. Non so se avete capito quali, io lo facevo da piccolino. Giacinta, raccogliendo quelle erbe, raccolse senza volere anche delle ortiche, con le quali si punse. Sentendo il dolore, le strinse ancora di più le mani e ci disse «Guardate, guardate un'altra cosa con cui ci possiamo mortificare». Da quel giorno prendemmo l'abitudine di darci ogni tanto con le ortiche dei colpi sulle gambe per offrire a Dio anche quel sacrificio. E tornando a casa troviamo le ortiche. Se non mi sbaglio, fu pure durante quel mese che prendemmo l'abitudine di dare la nostra merenda ai poverelli, come ho già raccontato a Sua Eccellenza Reverendissima. Mia madre cominciò pure durante questo mese a stare un po' più in pace. Era solita dire: se ci fosse anche solo una persona in più che vedesse qualche cosa, ci crederei, ma fra tanta gente soltanto loro vedono. Va bene, in quest'ultimo mese più persone dissero che avevamo visto varie cose, alcune avevano visto la Madonna, altre segni del sole, eccetera. E punto, per ora. Quindi questi sono alcuni dei sacrifici che facevo. Sta corda, le ortiche e dare la merenda ai poverelli, e chiaramente stacciavano la fame fino a quando non tornavano a casa. Ora vediamo come hanno offerto le malattie, perché San Francesco e Santa Giacinta si ammalarono, come la Madonna, vedremo, gli aveva detto, li avrebbe presi presto, avrebbe colto questo fiore. Dopo questa serie di sacrifici e di penitenze volontarie, tutte e due andarono incontro alla malattia, malattia dolorosa. A quel tempo anche Giacinta e Francesco cominciarono a peggiorare. Giacinta diceva a volte, attenzione, Francesco e Giacinta si ammalarono quasi contemporaneamente, alla fine di ottobre del 1918. Giacinta diceva, sento un dolore così acuto nel petto, ma non dico niente alla mamma. Voglio soffrire per il Signore in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Per il Santo Padre, poi capiremo quando leggeremo le apparizioni perché per il Santo Padre, e per la conversione dei peccatori. Quando un mattino gli arrivai vicino mi domandò, quanti sacrifici ho offerto questa notte al Signore? Tre. Mi sono alzata tre volte per dire la preghiera dell'angelo,
perché erano notturni. Io gliene ho offerti molti, molti, non so quanti saranno stati, perché avevo molti dolori e non mi sono lamentata. Francesco era più silenzioso, di solito faceva tutto quello che vedeva fare da noi e raramente suggeriva qualcosa. Nella sua malattia soffriva con pazienza eroica, senza lasciarsi mai sfuggire un sospiro nel più lieve lamento. Ricordate l'angelo cosa aveva detto? Sacrificatevi in tutti i modi possibili, ma soprattutto accettate con pazienza e con amore le sofferenze che il Signore vi manda. Sono quelle più meritorie. Gli chiesi un giorno poco prima che morisse: Francesco, soffri molto? Sì, ma soffro tutto per l'amore del Signore e della Madonna. Un giorno mi diede la corda di cui ho già parlato e mi disse: prendi, portala via prima che mia madre la veda. Adesso non sono più capace di tenerla alla vita. Prendeva tutto quello che la mamma gli dava e non riusciva a sapere se qualcosa gli ripugnasse. Così arrivò il giorno felice della sua partenza per il cielo. La vigilia disse a me e alla sorella: guardate come muore un santo, un bambino. Vado in cielo, la pregherò molto il Signore e la Madonna che presto portino lassù anche voi. Voglio vedere qualcuno sta a morire, dico: guarda, vado, che il Signore ti viene a prendere il più presto possibile. Se tutto va bene, qualcuno vuole qualche gesto apotropaico. Se qualcosa va un po' peggio, potrebbe anche avere qualche reazione un po' diversa, no? Ecco. Ancora, mi pare di aver già detto che non ho scritto su Giacinta quanto ci costò questa separazione. Mi dispiaceva che morì a sto loro fratellino e cuginetto. Perciò lo ripeto adesso qui. Giacinta, che era già malata, andò aggravandosi sempre più. Neppure starò a descrivere la malattia perché l'ho già fatto. Racconterò appena qualche atto di virtù che l'ho visto praticare e che mi pare di non aver ancora riferito. Sua madre sapeva quanto le ripugnasse il latte. Mi piaceva. Un giorno, insieme alla tazza del latte, le portò un bel cappolo d'uva. Le disse: Giacinta, prendi. Se non riesci a bere il latte, lascialo e mangia l'uva. No, mamma, non voglio l'uva. Portala via. Dammi piuttosto il latte che lo prendi. Altre mortificazioni: mangiare le cose che non ci piacciono. E senza mostrare la minima ripugnanza lo prese. Mia zia si ritirò contenta, pensando che la nausea della figlioletta stesse sparendo. Poi Giacinta si voltò verso di me e disse: avevo tanta voglia di quell'uva e mi è costato tanto bere il latte, ma ho voluto offrire a Dio questo sacrificio. Un altro giorno, al mattino, la trovai stravolta e le chiesi se si sentisse bene. Questa notte, rispose lei, ho avuto molti dolori e ho voluto offrire al Signore il sacrificio di non voltarmi nel letto. Pensate alla fantasia dei bambini. Perciò non ho dormito affatto. Un'altra volta mi disse: quando sono sola, scendo dal letto per recitare le preghiere dell'angelo, ma ora non riesco più ad arrivare con la testa fino a terra perché cado. Perciò prego in ginocchio. Un giorno in cui ebbi occasione di parlare col parroco, aprire orecchie bene tutti. Egli mi chiese Giacinta come stava, gli dissi quel che sapevo del suo stato di salute, poi dissi al reverendo parroco quel che mi aveva detto, che non era più capace di abbassarsi fino a terra per pregare. Il reverendo mi ordinò allora di dirle che voleva che lei non scendesse più dal letto per pregare e che a letto recitasse soltanto quel che poteva senza stancarsi. Alla prima occasione le trasmisi il messaggio ed ella domandò: e il Signore ne sarà contento? Sì, le rispose, il Signore vuole che facciamo quello che il parroco ci dice. Ripeto, il Signore vuole che facciamo quello che il parroco ci dice. Carico? Tu che vuoi? Allora va bene, non mi alzerò mai più, è dell'obbedienza. Perché le penitenze si fanno nell'obbedienza. Se l'obbedienza dice stop, vuol dire che Dio non le vuole più. E non è più finito. A me piaceva ogni volta che potevo andare a Capeso, nella nostra grotta prediletta, a pregare. Siccome a Giacinta piacevano tanto i fiori, al ritorno coglievo un mazzolino di cilie di peonie
di giglie di peonie, quando c'erano glielo portavo dicendo prendilo, sono del capello. Lei li prendeva e alle volte diceva con le lacrime che ne bagnavano il viso: non ci tornerò più, e neppure a Valignos, né alla Cova dei Rie, ne ho tanto nostalgia. Ma cosa importa? Se vai in cielo a vedere il Signore e la Madonna. Giusto, no? Hai ragione, rispondeva. E restava contenta sfogliando i fiori e contando i petali di ciascuno. Pochi giorni dopo essersi ammalata, mi consegnò la corda che usava dicendo: mettimela via perché ho paura che la mamma la veda. Se miglioro la voglio ancora, vedete un altro aspetto. Io spero che state cogliendo, non sto facendo molti commenti, no? Le mie evidenze le vanno di nascosto. Se è possibile la corda, è meglio che la madre non la veda. Anche perché questa corda aveva tre nodi ed era un po' macchiata di sangue. La tenni nascosta fino a quando uscì definitivamente dalla casa di mia madre. Poi, non sapendo che uso farne, la bruciai, per perdere le tre tracce, insieme a quella del fratellino. Del fratellino. Siete stanchi? C'è qualche altra cosa? Secondo interrogativo che da varie parti mi è arrivato: ma com'è che Giacinta, così piccolina, si lasciò compenetrare e capì un tale spirito di mortificazione e di penitenza? Mi sembra che fu, primo, per una speciale grazia che Dio, per mezzo del cuore immacolato di Maria, le volle concedere. Secondo, guardando l'inferno, lo vedremo domani, la Madonna l'inferno gliel'ha fatto vedere. Questi erano piccolini, gli ha preso un colpo. Non gliel'ha solo fatto vedere, gli ha anche detto che lì ci vanno le anime, i peccatori. E vedendo la disgrazia delle anime che vi cavano. Adesso ad aprire una parentesi, noi all'inferno ci dobbiamo pensare. Avete sentito il caso dei 10 giorni di agosto? Lo ricorderete per tutta la vita. Ecco, io sì, ecco, abbattuto il 2003. Ma all'inferno, quello non è manco, non l'hanno chiamato Lucifero. Cioè, all'inferno va il caso, e il caso è solo uno dei tormenti che non finiscono mai. Mai. La cosa drammatica dell'inferno è quella che si trova nella commedia della Divina Commedia di Dante: lasciate ogni speranza voi che entrate, sono tormenti eterni, una tragedia irreversibile. Cioè, nel mistero della vita umana c'è il mistero dell'irreversibilità. Cioè, qui in questa terra può cambiare tutto quanto, può succedere che uno è un grande peccatore, diventa un santo, può succedere che uno cammina tanto bene e precipita e se ne va dritto all'inferno, eh? Può succedere tutto. Qui stiamo nel regno del divenire, del mutevole. Qua no, però poi le vie si cristallizzano, si perennizzano, è un guaio. Allora, certe persone, anche pie, state attenti, non vogliono parlare dell'inferno ai bambini per non spaventarli. C'è una catechista, non so se è successa mai, le mamme preoccupate, se il catechista dice ai bambini che esiste l'inferno, ah, il diavolo, ah, hai terrorizzato mio figlio, gli hai detto che esiste l'inferno. Questi avrebbero mandato all'inferno la Madonna, che la Madonna non è che gliel'ha parlato, gliel'ha fatto vedere a ragazzini di 7, 8 e 10 anni. Ma Dio non esitò a mostrarlo a tre, uno dei quali di 6 anni, quasi 7, che è Giacinta appena, e che lui sapeva che ne avrebbe provato tanto orrore da quasi, oserei dire, debilitarsi per lo spavento. Momenti morono sul colpo. Hanno scritto che se non ci fosse stata la Madonna vicino, sarebbero morti di crepo cuore all'istante. Lo vedremo domani. Spesso si sedeva per terra su qualche sasso e pensierosa esclamava, pensate quanto gli rimase impresso questa visione, no? L'inferno, l'inferno, quanta compassione ho delle anime che vanno all'inferno e la gente là dentro viva che brucia come legna al fuoco. Guardate, attenti che le fiamme dell'inferno non sono una metafora, dice San Tommaso d'Aquino, è fuoco, fuoco, e tu bruci come se stessi dentro una fornace di fuoco senza consumarti.
Cioè, sono stati alcuni martiri poverini che l'hanno bruciati vivi. Capito? Non penso che sia una bella fine. Però te buttano dentro il fuoco, quanto durerà? Non lo so quanto ci vuole a morire bruciati vivi. Mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, due, poi è finito, è morto. Poi c'è la gloria, c'è il paradiso. Allah si brucia per tutta l'eternità. E tutta tremante si inginocchiava a mani giunte per recitare la preghiera che la Madonna ci aveva insegnato. Quella che diciamo dopo le decine del rosario, vedremo domani, è una preghiera che la Madonna ha insegnato qui. O Gesù mio, Gesù mio, ricordate, mio. Anche qui c'è la personalizzazione, come mio Dio. Perdonate le nostre colpe, liberateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Adesso, eccellenza e reverendissimo Monsignor Vescovo, capirà perché a me restò l'impressione che le ultime parole di questa preghiera si riferissero alle anime che si trovano in maggiore o più imminente pericolo di dannazione, e restava così per lungo tempo in ginocchio ripetendo la stessa preghiera. Ogni tanto chiamava me o il fratello, come svegliandosi da un sogno, diceva: Francesco, Francesco, state pregando con me? Qui bisogna pregare molto per liberare le anime dall'inferno, ce ne vanno tante, tante. Capito? Non è vero che ce ne vanno poche. Anche Dio è così buono che all'inferno non ci manda, Dio non ci manda nessuno all'inferno, ma gli uomini sono così cattivi che in tanti ce vanno, capite? Non è che Dio non è buono per non mandarceli, ma gli uomini sono cattivi per andarci. Altre volte domandava: ma perché la Madonna non fa vedere l'inferno ai peccatori? Se lo vedessero non peccherebbero più per non caderci dentro. Devi dire a quella signora che mostri l'inferno a tutta quella gente. Si riferiva a quelli che erano alla cova di Ria al momento dell'apparizione. Vedrai come si convertono. Allora ride pure il bambino. Dopo, mezzo scontento, mi chiedeva: perché non hai detto che la Madonna mostrasse l'inferno ai peccatori? Mi sono dimenticata. Eppure io me ne sono ricordato, diceva con aria triste, perché ogni tanto la vedevano. Se non mi devo ricordare che devo dirgli le favole dell'inferno ai peccatori, poi lo scordavano. Altre volte, attenti bene, domandava pure: che peccati fa quella gente per andare all'inferno? Non so, forse il peccato di non andare a messa la domenica, di rubare, di dire brutte parole, avete visto? Le parolacce, non lo dico io, dire brutte parole, di imprecare e bestemmiare. E così soltanto per una parola vanno all'inferno. Chiaro, è peccato. E no, chi ci crede voi? Che se tu dici a uno: ma vaffa, una bella operazione a casa tua, e muore, va all'inferno. Esageravo, questo è il terrorismo, i talebani a destra e a sinistra. Sta scritto qui, non lo dico io, Ma cosa costerebbe a loro stare zitti e andare a messa? Ma che c'ho? State zitti e va a messa, no? Quanta compassione sento per i peccatori, Se potessi mostrare loro l'inferno. Voi sapete il santo curato d'Ars che diceva, cioè, l'inferno, quindi ordinariamente le persone vanno esortate al bene, per amore del bene, per amore di quanto ti sta bene, a campan grazie di Dio, eccetera, no? Però il curato d'Ars dice: quando uno è un peccatore incallito, cioè di quelli proprio duri, ha voglia di dirgli: guarda che poi appena quello ti sente proprio. Se invece gli dici: senti un po', se non la pianti te ne vedete all'inferno per questo, 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 questo e questo, può darsi che ti manda a quel paese, d'accordo? Però può darsi che dopo ci pensi. E da quella cosa può darsi che comincia a smuovere un po' qualcosa che lo porta alla conversione. Il curato d'Ars diceva: per alcuni specie di peccati, bestemmiatori e gli impuri, il modo migliore per farli da vedere è minacciargli l'inferno. Il curato d'Ars diceva. Poi improvvisamente alle volte li stringeva a me e diceva: io vado in cielo, ma tu che rimani qui, se la Madonna ti lascia, di a tutti com'è l'inferno, perché non facciano più peccati e non vadano là. Altre volte, dopo essere stata un po' di tempo a pensare, diceva: quanta gente che cade nell'inferno, tanta.
tanta gente nell'inferno. E per calmarla le dicevo: non aver paura, tu andrai in cielo. Cioè, io sì ci vado, ma vorrei che anche tutta quella gente ci andasse. Quando per mortificazione non voleva mangiare, le dicevo: per mortificazione, Giacinta, dai, mangia adesso. No, offro questo sacrificio per i peccatori che mangiano troppo. Quando era già malata, io andavo qualche volta a messa e le dicevo: Giacinta, non venire, tu non puoi, oggi non è domenica. Fa niente, ci vengo per i peccatori che neppure la domenica ci vanno. Sapete che andare a messa un po' più spesso, tutti i giorni anche, è anche un sacrificio di riparazione, cioè si può mettere questa intenzione. Io vado a messa oggi, non ci dovrei andare, per tutti quelli, cioè, come faccio che mio padre e mia madre non mettono mai piede in chiesa? Siamo in chiesa, lunedì, martedì e mercoledì c'è il Signore. Questo dopo tutta la... Mio padre non è venuto domenica, vado io. Mio figlio non è venuto domenica, vado io. Mia moglie non è venuta domenica, poco raro, vado io. Perché i peccati si espiano, si riparano con atti uguali e contrari. Tu non sei andato a messa quando eri obbligato, io vado a messa quando non sono obbligato. Io ai penitenti, quando vengono a confessarmi che sono stati, non lo so, 20 anni senza andare a messa, è chiaro che non glielo do come penitenza, dico: guarda figlio mio, io te lo dico per bene tuo, non gli do questa penitenza, mettete paura. Su 20 anni le messe obbligatorie ogni anno sono 58, te mi fa subito di conto, fa 58 per 20, stai a oltre 1000 messe. Prima che muori, io se fossi in te starei molta attenzione, catanna 1000 volte a messa nei giorni feriati per riparare questo peccato qua. Non te lo do come penitenza obbligatoria, però te lo dico per bene tuo. Perché se non li ripari, quando te ne vai dell'A, li ripari dell'A, questo è sicuro, questo qui, non ci stanno santi, cioè i peccati vanno riparati, o qualcuno te li ripara o li ripari tu con la penitenza che fai, se non paradiso non se va. Questo dobbiamo metterci, cioè, non è che non c'è il perdono c'è, ma i peccati vanno, come ho detto stamattina, riparati, o da te o da qualcuno. Se le capitava di udire qualcuna di quelle parolacce che certa gente sembra vantarsi di pronunciare, le parolacce, molta gente pensa che le parolacce sono un peccato, peccato veniale. No, no, non è un peccato veniale. Si copriva la faccia con le mani e diceva: oh mio Dio, questa gente non saprà che col dire queste parole può andare all'inferno? Perdonalo mio Gesù e convertila. Certamente non sa che così offende Dio, che pena, eccellenza. Qui, eccellenza reverendissima, mi viene una riflessione. A volte mi domandarono se la Madonna in qualche apparizione, vedremo, ci indicò che specie di peccati offendevano di più il Signore. Quali sono? Orbene, Giacinta a Lisbona nominò quello della carne. È stata una bambina di 7 anni, di quei tempi, cosa ne può sapere dei peccati della carne? Non sapeva neanche cosa significasse questa parola. Forse penso io adesso, siccome era una delle domande che faceva a me, le capitò a Lisbona di fare alla Madonna e che così le fosse indicato quel peccato. I peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne. Ancora Giacinta: amo tanto il cuore immacolato di Maria, è il cuore della nostra mammina del cielo. A te non piace ripetere molte volte dolce cuore di Maria, cuore immacolato di Maria? A me piace tanto tanto, detto fra me e voi, a me pure. A volte andavo a raccogliere fiori nei campi e cantavo improvvisando le stesse la musica: dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia, cuore immacolato di Maria, converti i peccatori, salva le anime da me. Siete stanchi, sarebbe una qualche altra cosetta breve. Allora, ho già detto negli appunti sul libro di Giacinta che lei si impressionava molto con certe cose rivelate nel segreto. Tali erano, lo vedremo domani, la visione dell'inferno,
la disgrazia di tanti anni mi criticavano, ho detto la futura guerra, vedremo domani la seconda guerra mondiale, fa parte del secondo segreto di Fatima, i cui orrori pareva che lei avesse presenti e che la facevano tremare di terrore. Quando la vedevo molto pensierosa le domandavo: Giacinta, che pensi? E non poche volte rispondeva: alla guerra che verrà, a tanta gente che dovrà morire e andare all'inferno. Che tristezza! Se smettessero di offendere Dio, non verrebbe la guerra né andrebbero all'inferno. Quindi, dai, chi è stata provocata la seconda guerra mondiale, secondo quello che sta scritto qui? Sono dei peccati degli uomini. Diremo domani. Se non, la guerra sta per finire, ma se non smettono di offendere Dio, ne verrà una peggiore. Attenzione, non dobbiamo pensare, non voglio dire cosa dirò domani, in maniera infantile. Ah, siccome hai fatto tanti peccati, mo te faccio vedere io, per punizione faccio scoppiare la guerra. Il carico dei peccati, che succede? Da potere al diavolo, da potere al diavolo, da potere al diavolo, il diavolo è riuscito a portare Hitler a capo della Germania, Stalin a capo della Russia, ha fatto pazzi Mussolini, che tutto scemo non era, poi c'è diventato, e è successo quello che è successo. Capite? Questa è la dinamica, capite? Non è che dice, ah, siete troppo cattivi, mo faccio una bella carne piccina. No, no, non è così. Dio non fa queste cose, siamo noi che le facciamo. Un altro paio di cosette, ecco, anche l'amore di Giacinta verso l'Eucaristia. In un'altra occasione le portano un'immaginetta, aspetta, questa è più bella, leggo un pochino. Un giorno mi ha detto un'immagine del cuore di Gesù abbastanza bella. Abbastanza bella per quanto è possibile agli uomini. La portai a Giacinta, vedi questa immagine? La prese, la guardò con attenzione e disse: ma che brutto! Non gli assomiglia per niente al Signore. Che è così bello! Ma lo voglio, è sempre lui. Chi li vede? E la portava sempre con sé. Di notte, durante la malattia, l'aveva sotto il cuscino, al cuscino, fino a che si sgualcì. La baciava con frequenza e diceva: lo bacio sul cuore, che è ciò che mi piace di più. O se avessi anche un cuore di Maria, ne hai qualcuno? Mi piacerebbe averli tutti e due uniti. In un'altra occasione le portò un'immaginetta che aveva un calice con un'ostia. La prese, la baciò e raggiante di gioia diceva: è Gesù nascosto! Gli voglio tanto bene. O se io potessi riceverlo in chiesa. Stava in ospedale, eh? In cielo si fa la comunione? È la domanda, secondo voi? Ci sarebbe la messa in cielo? Ah, se lassù si farà la comunione, io la farò ogni giorno, vedete che ancora quei tempi. Ah, se l'angelo venisse all'ospedale a portarmi un'altra volta la Santa Comunione, andate una volta a portargli la comunione in ospedale, come sarei contento. Quando certe volte tornavo dalla chiesa ed entravo in casa sua, mi chiedeva: hai fatto la comunione? Se le dicevo sì, mi rispondeva: vieni qui molto vicino a me, che è nel tuo cuore Gesù nascosto. Altre volte mi diceva: non so come sia, sento il Signore dentro di me, capisco quel che mi dice e non lo vedo, né percepisco la sua voce, ma è così bello stare con Lui. In un'altra occasione: sai una cosa? Il Signore è triste perché la Madonna ci ha detto di non offenderlo più, che già era molto offeso e nessuno ci fa caso, continuano a fare gli stessi peccati. Capito? Concludiamo, se ce l'avete un po' di pazienza, con un raccontino su Francesco stavolta. Francesco era di poche parole, come abbiamo visto. Per fare la sua preghiera e offrire sacrifici gli piaceva nascondersi perfino da Giacinta e da me.
Non poche volte lo sorprendevamo dietro un muro o una siepe, dove furtivamente si era nascosto in ginocchio per pregare o per pensare, come diceva lui, al Signore, triste per causa di tanti peccati. Se gli domandavo: Francesco, perché non dici a me a Giacinta di pregare con te? Rispondeva: mi piace di più pregare da solo, per pensare e consolare il Signore che è tanto triste. Un giorno gli chiesi, sentite bene, questo è veramente tanta roba, Francesco, a te cosa ti piace di più? Consolare il Signore o convertire i peccatori perché non vadano più anime all'inferno? Mi piace di più consolare il Signore. Non è Dio che ha già tanto offeso, io vorrei consolare il Signore e poi convertire i peccatori affinché non lo offendessero più. Quando andavo a scuola, questa Faride, arrivando a Fatima, qualche volta mi diceva: senti, tu va a scuola, io resto qui in chiesa vicino a Gesù nascosto, quindi per me non vale la pena di imparare a leggere, tanto fra poco andrò in cielo. Quando torni vieni a chiamarmi. Il Santissimo era allora all'entrata della chiesa, a sinistra. Egli si metteva fra il fonte battesimale dell'altare, qui, e io li trovavo quando tornavo. Il Santissimo si trovava lì perché c'erano i lavori in corso. Quando si ammalò, mi diceva a volte mentre passavo da lui nell'andare a scuola: senti, vai in chiesa e dà tanti saluti per me a Gesù nascosto. Quel che mi rincresce di più è di non poter stare qualche minuto con Gesù nascosto, quando stava male. Un giorno, arrivando vicino a casa sua, mi separai da un gruppetto di compagni di scuola che venivano con me ed entrai per visitare lui e sua sorella. Siccome aveva sentito le voci, mi chiese: tu venivi con quelli là? Sì, non andare con loro, non puoi imparare a fare i peccati, le cattive compagnie, il giovanotto. Quando esci da scuola, va un po' da Gesù nascosto e poi torna da sola. Bambino di 10 anni, Un giorno gli chiesi: Francesco, ti senti molto male? Sì, ma soffro per consolare il Signore. Entrando un giorno con Giacinta nella sua stanzetta, ci disse: oggi parlate poco perché mi fa molto male alla testa. E subito Giacinta gli disse: non ti dimenticare di offrire tutto per i peccatori. Sì, ma prima offro per consolare il Signore e la Madonna, e poi offro per i peccatori il Santo Padre. Un altro giorno lo trovai molto contento. Stai meglio? No, mi sento molto peggio, ma ormai mi manca poco per andare in cielo. Lassù consolerà molto il Signore e la Madonna. Giacinta pregherà molto per i peccatori, per il Santo Padre e per te. Lui consola il Signore e la Madonna, già ha dato gli incarichi. Giacinta invece pregherà molto per i peccatori, per il Santo Padre e per te. Però a me piace di più quello che faceva Francesco, eh? E tu resti qua giù perché la Madonna lo vuole. Senti, fa tutto quello che lei ti dirà. Mentre Giacinta pensava, sembrava preso unicamente dal pensiero di convertire i peccatori e liberare le anime dall'inferno, sembrava che lui pensasse soltanto a consolare il Signore e la Madonna, che gli erano parsi. Io voto Francesco.
L'ultima cosa è quell'imbecille del demonio che è apparso su Gesù. Eravamo un giorno in un luogo chiamato Pedreira e mentre le pecore brucavano noi saltavamo di roccia in roccia, facendo echeggiare la voce nel fondo dei grandi dirupi. Francesco, secondo il suo solito, si ritirò nella cavità di una roccia. Dopo un bel pezzo lo sentimmo gridare, chiamava noi la Madonna. Preoccupate per quanto gli potesse essere successo, cominciamo a cercarlo. Dove sei? Qui, qui. Mi ci vuole ancora del tempo per trovarlo, infine lo scoprimmo, tremante di paura, ancora inginocchiato, che angosciato neppure era riuscito a mettersi in piedi. Cos'hai? Cosa è stato? Con voce mezzo soffocata dallo spavento ci disse: era una di quelle bestie grandi che erano nell'inferno e stava qui a gettare fuori. Io non vidi niente, neppure Giacinta, quindi ridendo gli disse: tu non puoi mai pensare all'inferno per non avere paura, che tu ora sei stato il primo ad averne? Quando Giacinta si mostrava più impressionata dal ricordo dell'inferno, egli era solito dire: non pensare tanto all'inferno, pensa piuttosto al Signore e alla Madonna. Io non ci penso per non avere paura. E non dava affatto impressione di essere pauroso, andava da solo di notte in qualsiasi luogo buio senza nessuna difficoltà. Giocavo con le lucertole e i serpenti che incontrava, gli faceva rotolare attorno a un bastone, gettava loro latte di pecora nelle buche delle pietre affinché lo bevessero. Si tirava nelle grotte alla ricerca delle tane, di volpi, di conigli, di martori, eccetera. Questo è un piccolo succo, diciamo che ve l'ho letto anche per farvi un po' di voglia a leggere bene questo. Qui c'è veramente tanta roba. Avete visto che sono memorie di Lucia, quindi sono dedicati soprattutto a Francesco e Giacinto, ora santo. Non c'è molto da commentare su queste parole, c'è molto da riflettere e da pensare sulla serietà delle cose che questi ragazzi hanno vissuto e su come hanno reagito. Ricordiamo sempre il trittico, che vale anche adesso, è consolare Gesù, consolare la Madonna, convertire i peccatori e pregare per il Santo Padre, anche oggi, anzi soprattutto oggi. Sapete, stanno molte leggende, Vi dico una cosa, i messaggi di Tapiranga, dato che tutti parlano male del Papa, Tapiranga a mio avviso è una delle apparizioni più attendibili che girano, ha avuto già una prima approvazione dal vescovo locale, c'è scritto che Papa Francesco è il Papa che soffrirà molto. Lo voglio leggere perché così lo sappiamo, insomma. Quanto strano possa sembrare. Ve lo leggo. Guardate che impressionante sto messaggio qui, specialmente per qualcuno che ha degli accenti critici. Viene nell'8 luglio del 2013, quindi 5 mesi circa dopo la sua lezione. Pregate per il Santo Padre. Nessuno come lui porterà una croce pesante al punto da offrire la sua vita per la chiesa di mio figlio Gesù. Oh. Quelli che gli stanno attorno desiderano già di farlo tacere e il prima possibile. Chiedete la protezione di San Giuseppe per il Santo Padre. Voi sapete che Papa Francesco è devotissimo di San Giuseppe, lo sapevate? Voi sapete che lui ha fatto un motu proprio in cui obbliga di nominare San Giuseppe in tutte le preghiere eucaristiche, che nel messale riuscirà in persecuzione. Uno dei motivi per cui uscirà per raggiungere San Giuseppe suo sposo in tutte le preghiere eucaristiche, fino a lui era obbligatorio soltanto la preghiera eucaristica 1. Sapete cosa rispose una volta che gli chiesero: senti Santo Padre, ma tu con tutta la gente che ti chiede di pregare che fai? Ah niente, scrivo su un bigliettino e metto sotto la statua di San Giuseppe. Dormiente. Sì, sì. Chiedete la protezione di San Giuseppe per il Santo Padre. Sentite bene, Tra poco vedrete succedere molte cose tristi
in seno alla Chiesa a causa della disobbedienza ai suoi inviti e ai suoi insegnamenti. Sono sotto gli occhi, io ne leggo in continuazione, d'accordo? Pregate, pregate molto perché il bene trionfi sul male. Il demonio desidera distruggere la Chiesa. E come fa a distruggere la Chiesa il demonio, secondo voi? Come fa? Come la distrugge la Chiesa? Distruggendo il Papa. Cosa disse Napoleone a Pio VII quando se lo portò in Francia? Ah! Abbiamo fatto! No? La Chiesa, ma io e il mio sposo Giuseppe la difenderemo dagli attacchi dei suoi nemici. La Chiesa avrà molto sangue versato nella famosa piazza se i miei figli non ascolteranno i miei appelli. Svegliatevi, agite, intercedete, adorate. Molte cose possono essere evitate. Pregate, pregate, pregate. Capite perché bisogna pregare per il Santo Padre? Siamo nel centenario di Fatima, eh? Chi era il vescovo vestito di bianco? San Giovanni Paolo II? Forse? O chi? Tutto interrogativo? Lui ha detto che San Giovanni. O chi? Punto interrogativo? Non è strano che lui, conforme a una certa teologia contemporanea, si chiama sempre il vescovo, si autochiama il vescovo di Roma. Sono, adesso non voglio creare, però, come si dice, strane coincidenze, no? Non è che è lui quello per cui dobbiamo pregare tanto? Avete mai visto un attacco contro un papa forte come quello attuale? Oh, magari la gente sta perdendo la testa, eh? Io ne conosco più di qualcuno, eh? Stanno veramente andando fuori. Per uno stile che lui ha, certamente, che può piacere o può non piacere, ma chi paventava adesso, distruggere la Chiesa? Ma tu, ma che ha fatto? Ma guarda che cosa ha fatto il male? Che ha fatto? Niente. Ve lo dico io, questo peccato che c'è Don Pierpaolo, che sto dentro la gerarchia. Non ha fatto successo niente, d'accordo? Niente. Un po' meglio di prima, d'accordo, per certe questioni. La situazione di crisi che c'è nella Chiesa non è certamente nata con assolutamente. Anzi, sta cercando di farci qualcosa per tirarci un pochino fuori da dei vantaggi, basta. Sentite un altro. Guardate, questo io quando lo lessi mi sconvolse. Questo tra l'altro la Madonna l'ha dato in un'apparizione in Italia 15 maggio del 2013. Sentite bene, eh? I tempi sono difficili per la Chiesa e per il mondo, ma Dio viene sempre in aiuto di tutti i suoi figli, perché la sua grazia e il suo aiuto divino non mancheranno mai. Non date retto dalla gente che sta in giro, oh, adesso la Chiesa è distrutta, siamo diventati tutti eretici, e qua, adesso qua, tutti si cretinate qua. Non date retta, non date retta. Ma sentite proprio che dice, no? Questo è il tempo in cui due papi sono vicini l'uno all'altro e si aiutano reciprocamente. Si aiutano. Uno nel silenzio, nella preghiera e nell'adorazione. Benedetto. Papa Francesco II si è messo a pregare davanti a Gesù nascosto, offrendo le sue sofferenze per l'altro che deve guidare, parlare, agire e testimoniare l'insegnamento di mio figlio Gesù a tutti. Io vi confesso che quando ho letto queste cose mi ha preso un colpo, perché io ho vissuto il fenomeno delle dimissioni di Benedetto XVI con sofferenza, d'accordo? E la compresenza di due papi con un fatto di vabbè, mo è così, dico. Però è una cosa strana, mi sembrava. No, non lo è, non è che è bella, uno prega e l'altro governa, dice così, dice. Ma non è finito, due vite, due fiamme accese per il bene della Chiesa e del mondo. Accipicchio, mio figlio Benedetto XVI vi dà l'esempio di sapere rinunciare, di sacrificarsi e di pregare, è stata Fatima, no? Ha capito bene? Per il bene della Chiesa e per il Papa attuale. Papa attuale lo chiama. Sapete che c'è gente che pensa che Francesco non sia Papa? Per il Papa attuale, pregare per il Papa, pregate per il Santo Padre, lo vedremo domani, cosa che non molti fanno, perché stanno tutti quanti pronti a gettargli, a puntargli gli incontri. Pochi pregano per lui, come è doveroso fare. Sentite come conclude questo messaggio. Questi sono due testimoni. Sono i due olivi e le due lampade che stanno davanti al Signore della Terra. Apocalisse
11,4. Oh. Ma potete leggere, perché spiegare un attimo l'importanza della preghiera per Santo Mario. Di Tapiranga. Questo è Tapiranga. 15 maggio 2013. Ce ne sono quattro dove viene esplicitamente nominato Papa Francesco. In un contesto che la Madonna sa quello che fa, no? Andate tranquilli, che se fosse vero un milionesimo delle cose che dicono di Papa Francesco, la Madonna non lo direbbe mai. Diffidate tutte le apparizioni dove attribuiscono alla Madonna anche indirettamente fango sul Papa. Non lo farebbe, ma io lo dico qua davanti, lo dico da, non lo farebbe, manco se fosse vero lo farebbe mai. Direbbe pregate per il Santo Padre e basta. E lo difenderebbe davanti a tutti. Ma a scanso di equivoci, facendo una cosa che non è molto... la fa, però per dire levatelo dalla testa e cerchiamo di pregare e accompagnare la Chiesa in questo momento delicato, perché lo è, non solo per la Chiesa ma anche per l'umanità, ma nella serena fiducia che nostro Signore la governa, la Madonna e San Giuseppe la difendono, come torneremo da Fatima, con la certezza che poi il Immacolato di Maria trionferà. La Chiesa non sarà distrutta, succede niente. Succede che quelli che vivono lontani dall'amore di Dio, nel mondo, nella Chiesa, ci saranno i ministri corrotti, non ci interessa. Se ci stanno, se la vedranno col Padre Eterno, quelli devono aver paura. Quelli che stanno, grazie a Dio, vivono tranquilli, no. Mettendo bene in pratica il messaggio di Fatima, pregheranno, faranno molti sacrifici, saranno uniti al Santo Padre, pareranno, consoleranno Gesù, Maria, e affretteranno il trionfo del cuore immacolato di Maria nella Chiesa e nel mondo. Ok? Bene. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre. Sempre. Sempre.